Nella sua piccola e disadorna cameretta poté finalmente ammirare la sua preziosa moneta d'oro. Che splendida moneta! Pensò mentre sdraiato sul letto ne tastava le figure scolpite su un lato e sull'altro, girandola e rigirandola contento. Che bella quest'aquila scolpita qui con le ali spiegate! E com'è maestosa la figura del re scolpita sull'altro lato! Continuò a pensare e poi ricordò anche, come in un sogno, la splendida figura della principessa Margherita. Da lui, vista solo una volta durante le feste ufficiali del regno, col corpo esile, come uno stelo inguainato in un abito verde, guarnito di un enorme conettone bianco segnettato come i petali, da cui spicchiava la testina bionda, dorata, come il polline di una vela, Margherita. A questo punto, incantato davvero, così continuò a pensare ancora. Come sarebbe bello avere tante monete d'oro ed essere ricco, ma proprio ricco, e poter partecipare a tutte le feste date in onore della principessa, e magari danzare con lei, e dirle così, a tu per tu. Fantasticando con gli occhi fissi al tetto e la moneta d'oro stretta in una mano, infine si addormentò, senza nemmeno spogliarsi. L'indomani, appena desto, mentre si apprestava ad andare al lavoro e dopo, durante il cammino, Alice ragionava ad alta voce. Se nascondo la moneta, è lo stesso che non averla. Se la porto addosso posso perderla, allora... Ecco, deciso. Stasera cercherò di uscire un po' prima dalla bottega del mio padrone ed andrò nella bottega del tessitore a comprare un panciotto nuovo. Un panciotto da indossare sopra la camicia nei giorni di festa a fine settimana, uguale a quello che indossano molti giovani della mia età, che io ho sempre desiderato ma non ho mai potuto avere per mancanza di cortesia. Quando la sera Riccio ebbe il panciotto in cambio della moneta d'oro, si sentì pieno di orgoglio. Certo, era veramente un bel panciotto quello che aveva acquistato nella bottega del tessitore. Tutto di velluto rosso, senza maniche, con i bordi adornati di trine e merletti, con tre bottoni d'argento davanti per serrarselo sul petto e sullo stomaco, con un taschino, un minuscolo taglio orizzontale sul lato destro, e ricamata sul lato sinistro, proprio all'altezza del cuore, una piccola margherita, dallo stelo verde, dai petali bianchi e dal polline d'oro. Ed inoltre, incredibile, il panciotto cantava, ed in versi per giunta. Infatti, appena Riccio tornò a casa e posò il panciotto nella sedia della sua cameretta, sentì una vocina dolce e delicata. Thank you.
Spaventato gridò invocando aiuto e stava per scappare di casa. Ma la stessa vocina, dolce, continuò. Allora si calmò un po', ma rimase incredulo e muto, ed il panciotto seguitò. Riccio infine con un fil di voce disse: ma come, panciotto, potrò avere i soldi per soddisfare i miei? Ed il panciotto così concluse: staremo a vedere, pensò Riccio, e si guardò bene dal dire ad alta voce che presto avrebbe messo il panciotto alla prova. Anche se dopo questo colloquio eccezionale Riccio, ormai del tutto tranquillo e fiducioso, ebbe una gran voglia di indossare il panciotto, aspettò il giorno della festa a fine settimana per fare il primo esperimento, perché sarebbe stato sconveniente indossare il panciotto nuovo sulla camicia vecchia o vestirsi a festa in un giorno di lavoro. Il giorno della festa, dunque, Riccio, in tutta segretezza, indossò il panciotto sopra la camicia, lo abbottonò e lo coprì con una giacca nuova. Gli andava proprio bene. Sembrava che un bravo sarto lo avesse tagliato, cucito e ricamato perché apposta per lui. Riccio girò solo nella piazza principale del piccolo regno per tutta la mattinata. Confuso e già innervosito, non sapeva che desiderio esprimere per assaggiare le menù del suo maggiore. Alla fine, dopo mezzogiorno, stanco di gironzolare e di sciabellarsi, elegante osteria pintesinale, mormorando da sé: voglio lavorare e mangiare sempre in tavola con un gran signore. Non ho soldi, ma questo desiderio mi sembra buono, giusto e serio. Quindi il panciotto mi farà trovare il denaro nella tasca. Scese dunque un bel posto e non trovò un cavaliere cinque di panni. Pasta asciutta, carne, formaggio, pollo di vari, dolce, tutta fresca di stagione, tanto vino buono e genuino. Sazio da scoppiare, quando cioè nel suo stomaco attraverso la bocca non sarebbe più entrata né una mollica di pane né una goccia di vino, si rese conto che era giunto il momento di pagare ed andare a casa a dormire beatamente. Ma appena mise la mano nel taschino del panciotto sicuro di trovare le monete, purtroppo non trovò un bel nulla. Cominciò per questo a preoccuparsi e a tremare tutto e cercò di abbottonare il panciotto, ma inutilmente aveva lo stomaco gonfio e tirato come la gran cassa della banda.